Bene, io non ho nessun altro discorso. Carlo, prego. Questa proposta di legge è un'altra che firma Ricci Carloni dal 4 aprile 2013. Allora, su questa, come su altre vicende, corre l'obbligo di ricordare che quanto oggi stiamo facendo è stato già abbondantemente detto e annunciato più volte, che la legge approvata nel novembre 2011 avrebbe complicato ulteriormente l'attività urbanistica della nostra regione. Quando si dice in astratto la burocrazia che danneggia le imprese, che danneggia l'economia, questo è uno degli esempi di come la burocrazia danneggia l'economia e le imprese. Ci sono tante attività anche meritevoli che la regione fa per fare il cambio di imprese, per favorire gli investimenti, per fare in modo che le imprese vengano sul nostro territorio ad investire. La legge che noi facemmo nel novembre 2011, che lei ricorderà benissimo, Presidente, vietò in modo assoluto gli investimenti e gli ampliamenti delle attività produttive. Io mi sono svolato più volte a spiegarlo in quest'Aula, l'assessore e il Presidente invece ne erano estremamente convinti. Oggi per fortuna torniamo sui nostri passi, però ci torniamo sempre in un modo parziale, perché nella proposta che ha elaborato la Commissione, credo facendo propria tutte le proposte, no? Tra cui la nostra, la mia e quella del collega Ricci, prevede la possibilità di utilizzare le procedure semplificate di sportello unico per attività, per aree attigue, contigue a quelle dello stabilimento primario che va ampliato. Lo ridico qui per l'ennesima volta, secondo me quando si semplifica, quando si vuol dare slancio e si fa un po' di liberalità sulle norme, scrivere anche parzialmente dei vincoli interpretabili significa, cari colleghi, complicarsela la vita. Io non credo che ogni comune, leggendo quella parola contigua, semplifichiamo la vita di chi gestisce l'urbanistica o di chi fa impresa e che deve ampliare i propri capannoni. Io l'avrei fatta diversamente, come abbiamo fatto la nostra proposta. Riabilitiamo l'attività degli sportelli unici per favorire gli insediamenti produttivi, perché altrimenti tutti gli sforzi che anche il Presidente Spacca fa di fare in modo che gli imprenditori vengano ad investire nelle Marche verranno vanificati. Questa parziale esclusione delle aree non contigue, secondo me, assessore, diventerà un ulteriore inciampo, un'ulteriore burocrazia che non serve nel momento come questo.